Buongiorno a te nell'amore di Cristo Gesù, io sono Nicodemo Fabiano e questo è Leggiamo la Bibbia insieme. Siamo oggi il venerdì 21 di maggio del appunto 2021 e noi stiamo qui per leggere la parola. Noi leggeremo durante questa puntata, questo incontro di Leggiamo la Bibbia insieme, il libro di Giosuè, noi leggeremo il capitolo 5, 6 e 7, quindi parola del nostro Signore. Vediamo quello che la parola ci racconta durante questa puntata. Giosuè capitolo 5. Quando tutti i re degli Amorei che erano di là dal Giordano verso l'occidente, tutti i re dei Cananei che erano presso il mare, udirono che il Signore aveva prosciugato le acque del Giordano davanti ai figli di Israele finché fossero passati, il loro cuore venne meno e non rimase più in loro alcun coraggio di fronte ai figli di Israele. In quel tempo il Signore disse a Giosuè: «Fatti dei coltelli di pietra e torna di nuovo a circoncidere i figli di Israele». E Giosuè si fece dei coltelli di pietra e circoncise i figli di Israele sul colle di Aralot. Questo fu il motivo per cui li circoncise. Tutti i maschi del popolo uscito dall'Egitto, cioè tutti gli uomini di guerra, erano morti nel deserto durante il viaggio dopo essere usciti dall'Egitto. Tutto il popolo uscito dall'Egitto era circonciso, ma tutto il popolo nato nel deserto durante il viaggio dopo l'uscita dall'Egitto non era stato circonciso. Infatti, i figli di Israele avevano camminato per 40 anni nel deserto finché tutta la nazione, cioè tutti gli uomini di guerra che erano usciti dall'Egitto, furono distrutti perché non avevano ubbidito alla voce del Signore. Il Signore aveva loro giurato che non avrebbe fatto loro vedere il paese che aveva promesso con giuramento ai loro padri di dare a noi, paese dove scorrono il latte e il miele. E sostituì a loro figli. E questi Giosuè circoncise perché erano incirconcisi, non essendo stati circoncisi durante il viaggio. Quando tutta la nazione fu circoncisa, quelli rimasero al loro posto nell'accampamento finché fossero guariti. Allora il Signore disse a Giosuè: «Oggi vi ho tolto di dosso un'infiamma d'Egitto». E quel luogo fu chiamato Gilgal, nome che dura fino ad oggi. I figli di Israele si accamparono a Gilgal e sulla sera del 14° giorno del mese celebrarono la Pasqua nelle pianure di Gerico. L'indomani della Pasqua, in quello stesso giorno, mangiarono i prodotti del paese, pani azimi e grano arrostito. E la manna cessò l'indomani del giorno in cui mangiarono i prodotti del paese, e i figli di Israele non ebbero più manna, ma mangiarono quell'anno stesso il frutto del paese di Canaan. Mentre Giosuè era presso Gerico, egli alzò gli occhi, guardò ed ecco un uomo in piedi, che egli gli stava davanti tenendo in mano una spada sguainata. Giosuè andò verso di lui e gli disse: «Sei tu dei nostri o dei nostri nemici?» E quello rispose: «No, io sono il capo dell'esercito del Signore. Arrivo adesso». Allora Giosuè cadde con la faccia a terra, si prostrò e gli disse: «Che cosa vuol dire mio Signore al suo servo?» Il capo dell'esercito del Signore disse a Giosuè: «Togliti i calzari dai piedi, perché il luogo dove stai è santo». E Giosuè fece così. Giosuè capitolo 6. Gerico era ben chiusa e barricata per paura dei figli di Israele. Nessuno ne usciva, nessuno vi entrava. E il Signore disse a Giosuè: «Vedi, io do in tua mano Gerico, il suo re, i suoi prodi e i guerrieri. Voi tutti dunque, uomini di guerra, marciate intorno alla città facendone il giro una volta. Così farai per 6 giorni.
e sette sacerdoti porteranno davanti all'arca sette trombe squillanti. Il settimo giorno farete il giro della città sette volte e i sacerdoti suoneranno le trombe. E avverrà che quando essi suoneranno a distesa il corno squillante e voi udrete il suono delle trombe, tutto il popolo lancerà un gran grido e le mura della città crolleranno e il popolo salirà, ciascuno dritto davanti a sé. Allora Giosuè, figlio di Nun, chiamò i sacerdoti e disse loro: prendete l'arca del patto e sette sacerdoti portino sette trombe squillanti davanti all'arca del Signore. Poi disse al popolo: andate, girate intorno alla città e l'avanguardia preceda l'arca del Signore. Quando Giosuè ebbe parlato al popolo, i sette sacerdoti che portavano le sette trombe squillanti davanti al Signore si misero in marcia suonando le trombe e l'arca del patto del Signore li seguiva. L'avanguardia marciava davanti ai sacerdoti che suonavano le trombe e la retroguardia seguiva l'arca durante la marcia e i sacerdoti suonavano le trombe. Giosuè aveva dato al popolo quest'ordine: non gridate, fate che non si oda neppure la vostra voce e non vi esca parola di bocca, fino al giorno che io vi dirò gridate, allora griderete. Così fece fare all'arca del Signore il giro della città una volta, poi rientrarono nell'accampamento e vi passarono la notte. Giosuè si alzò la mattina presto e i sacerdoti presero l'arca del Signore. I sette sacerdoti che portavano le sette trombe squillanti davanti all'arca del patto del Signore avanzavano suonando le trombe durante la marcia. L'avanguardia li precedeva, la retroguardia seguiva l'arca del Signore. Durante la marcia i sacerdoti suonavano le trombe. Il secondo giorno girarono intorno alla città una volta e poi tornarono all'accampamento. Così fecero per sei giorni. Il settimo giorno si alzarono la mattina allo spuntar dell'alba e fecero sette volte il giro della città in quella stessa maniera. Soltanto in quel giorno fecero il giro della città sette volte. La settima volta, come i sacerdoti suonarono le trombe, Giosuè disse al popolo: gridate, perché il Signore vi ha dato la città. E la città, con tutto quel che contiene, sarà consacrata al Signore per essere voto di interdetto. Soltanto Raab, la prostituta, avrà salva la sua vita, lei e tutti quelli che saranno in casa con lei, perché nascose i messaggeri che noi avevamo inviati. E voi guardatevi bene da ciò che vi è votato allo interdetto, affinché non siate voi votati allo sterminio prendendo qualcosa di interdetto e non vi rendiate maledetto l'accampamento di Israele gettandovi lo scompiglio. Ma tutto l'argento, l'oro, gli oggetti di rame e di ferro saranno consacrati al Signore. Entreranno nel tesoro del Signore. Il popolo dunque gridò e i sacerdoti suonarono le trombe. E quando il popolo udì il suono delle trombe, lanciò un gran grido e le mura crollarono. Il popolo salì nella città, ciascuno diritto davanti a sé, e si impadronirono della città. Votarono allo sterminio tutto ciò che era nella città, passando a filo di spada uomini, donne, bambini, vecchi, bue, pecore e asini. E Giosuè disse ai due uomini che avevano esplorato il paese: andate in casa di quella prostituta, fatela uscire con tutto ciò che le appartiene come glielo avete giurato. E quei giovani che avevano esplorato il paese entrarono nella casa e ne fecero uscire Raab, suo padre, sua madre e i suoi fratelli. E tutto quello che le apparteneva ne fecero uscire anche tutte le famiglie dei suoi e li sistemarono fuori dell'accampamento di Israele. Poi i figli di Israele diedero fuoco alla città e a tutto quello che conteneva. Presero soltanto l'argento, l'oro e gli oggetti di rame e di ferro che misero nel tesoro della casa del Signore. Ma a Raab, la prostituta, alla famiglia di suo padre e a tutti i suoi, Giosuè lasciò la vita.
e lei ha abitato in mezzo a Israele fino ad oggi, perché aveva nascosto gli esploratori che Giosuè aveva mandato a Gerico. Allora Giosuè fece questo giuramento: sia maledetto davanti al Signore l'uomo che si alzerà a ricostruire questa città di Gerico. Egli ne getterà le fondamenta sul suo primogenito e ne rizzerà le porte sul suo più giovane dei suoi figli. Il Signore fu con Giosuè e la fama di lui si sparse per tutto il paese. Giosuè capitolo 7. Ma i figli di Israele commisero un'infedeltà circa l'interdetto, poiché Acan, figlio di Carmi, figlio di Zabdi, figlio di Zerac, della tribù di Giuda, prese dell'interdetto e l'ira del Signore si accese contro i figli di Israele. Giosuè mandò degli uomini da Gerico ad Ai, che è vicina a Bet Aven, a oriente di Betel, e disse loro: salite ed esplorate il paese. E quelli salirono ed esplorarono Ai. Poi tornarono da Giosuè e dissero: non occorre che salga tutto il popolo, ma salgono 2 o 3 mila uomini e sconfiggeranno Ai. Non stancare tutto il popolo, mandandolo là, perché quelli sono in pochi. Così vi salirono del popolo circa 3 mila uomini, quali si diedero alla fuga davanti alla gente di Ai. E la gente di Ai ne uccise circa 36, li inseguì dalla porta fino a Sebarim e li mise in rotta nella discesa. E il cuore del popolo venne meno e si sciolse come acqua. Giosuè si stracciò le vesti e si gettò con il viso a terra davanti all'arca del Signore, stette fino alla sera. Egli con gli anziani di Israele si gettarono della polvere sul capo. Giosuè disse: ahi, Signore Dio, perché hai fatto attraversare il Giordano a questo popolo per darci in mano agli amorrei e farci perire? O ci fossimo pure accontentati di rimanere di là dal Giordano? Ahimè, Signore, che dovrò dire ora che Israele ha voltato le spalle ai suoi nemici? I cananei e tutti gli abitanti del paese lo verranno a sapere e ci accerchieranno e faranno sparire il nostro nome dalla terra. E tu che farai per il tuo gran nome? Il Signore disse a Giosuè: alzati, perché te ne stai così prostrato con la faccia a terra? Israele ha peccato ed essi hanno trasgredito il patto che avevo loro comandato di osservare. Hanno perfino preso dell'interdetto, lo hanno rubato, hanno mentito e lo hanno messo fra i loro oggetti. Perciò i figli di Israele non potranno resistere ai loro nemici e volteranno le spalle davanti a loro, perché sono diventati essi stessi interdetto. Io non sarò più con voi se non distruggete l'interdetto in mezzo a voi. Alzati, santifica il popolo e digli: santificatevi per domani, perché così ha detto il Signore, il Dio di Israele. Oh Israele, c'è dell'interdetto in mezzo a te. Tu non potrai resistere ai tuoi nemici finché non abbiate tolto l'interdetto di mezzo a voi. Domattina dunque vi accosterete tribù per tribù, e la tribù che il Signore designerà si accosterà famiglia per famiglia, e la famiglia che il Signore designerà si accosterà casa per casa, e la casa che il Signore designerà si accosterà persona per persona. E colui che sarà designato per aver preso dell'interdetto sarà dato alle fiamme con tutto quello che gli appartiene, perché ha trasgredito il patto del Signore e ha commesso un'infamia in Israele. Giosuè dunque si alzò presto la mattina e fece accostare Israele tribù per tribù, e la tribù di Giuda fu designata. Poi fece accostare le famiglie di Giuda e la famiglia di Zerachiti fu designata. Poi fece accostare la famiglia degli Zerachiti persona per persona e Zabdi fu designato. Poi fece accostare la casa di Zabdi persona per persona e fu designato Acan, figlio di Carmi, figlio di Zabdi, figlio di Zerac, della tribù di Giuda. Allora Giosuè disse a Acan: figlio mio, dà gloria al Signore, al Dio di Israele, rendigli omaggio e dimmi quello che hai fatto
non me lo nascondere. Acan rispose a Giosuè e disse, è vero, ho peccato contro il Signore, il Dio di Israele, ed ecco precisamente quello che ho fatto. Ho visto fra le spoglie un bel mantello di Shinear, 200 sicle d'argento e una sbarra d'oro del peso di 50 sicli. Ho desiderato quelle cose e le ho prese. Ecco, sono nascoste in terra, in mezzo alla mia tenda, e l'argento è sotto. Allora Giosuè mandò dei messaggeri, i quali corsero alla tenda, ed ecco il mantello che vi era nascosto, e l'argento stava sotto. Essi presero le cose di mezzo alla tenda e le portarono a Giosuè, e tutti i figli di Israele deposero davanti al Signore. Giosuè e tutto Israele con lui presero Acan, figlio di Zerach, l'argento, il mantello, la sbarra, l'oro, i suoi figli, le sue figlie, i suoi bue, i suoi asini, le sue pecore, la sua tenda e tutto quello che gli apparteneva e fecero salire nella valle di Acor. E Giosuè disse, così come ci hai causato una sventura, il Signore causerà una sventura a te in questo giorno. E tutto Israele lo lapidò e dopo aver lapidato gli altri diedero tutti alle fiamme. Poi ammassarono sopra Acan un gran mucchio di pietre che dura fino ad oggi e il Signore cessò dalla sua ira tremenda. Perciò quel luogo è stato chiamato fino ad oggi Valle di Acor. Parola del Signore. Noi sappiamo che il Signore è un Dio d'amore, lo è sempre stato, ma è un Dio di giustizia e desidera che il suo popolo lo ubbidisca. Io mi auguro nel nome di Gesù che io e te possiamo essere sempre attenti alla voce del Signore e ti invito già per lunedì prossimo, se il Signore così vorrà, per continuare la lettura di questo libro meraviglioso che è il libro di Giosuè. Un forte abbraccio, un santo bacio, che la parola dell'Eterno rimanga nel nostro cuore, nel nome di Gesù.